La tecnologia non è né buona né cattiva, ma neanche neutrale. Non è neutrale. Mai. C'è una scelta, sempre. Come vuoi organizzare i tuoi profitti? Come vuoi organizzare la tua piattaforma? Verso che direzione si dirige il tuo algoritmo? Predilige ciò che crea movimento. Ciò che diventa virale, l'algoritmo lo premia, i like, la parola sempre ricercata, lo premia. Non è programmato per essere crudele l'algoritmo, l'algoritmo non è buono né cattivo, l'algoritmo non è neutrale perché decide di premiare la quantità indipendentemente dalla qualità. E a quel punto accade questo. Quando gli utenti sono arrabbiati, consumano e condividono più contenuti. Se rimangono calmi e imparziali, hanno relativamente poco valore per Facebook, che fa di tutto per attivare il cervello rettile. Roger McNamee è stato uno dei primi investitori in Facebook. C'è una frase, c'è un pensiero che usa qui Bifo, no? Innumerevoli tempeste di merda, sommandosi, hanno trasformato l'infosfera globale in uno tsunami di merda che ha disattivato l'universalismo della ragione, ridotto la sensibilità e distrutto i fondamenti del comportamento etico. Il risentimento identitario ha sostituito la solidarietà sociale e la cultura dell'appartenenza ha sostituito la ragione universale. Perché a un certo punto autentico diventa la violenza. Un discorso che faccio sempre, ma ci tengo molto a condividere questo pensiero. Se io sono corretto, educato, sono percepito falso, un po' paraculo, un po' venduto. Perché sei così calmo? Se invece sono violento, sarcastico, d'impatto, aggressivo, però sei uno che magari non ti condivido, però dice la sua, sei uno forte, sei uno ci parla al pane, viene al vino, no? Si usano sempre questi rituali. Se invece io ho le stesse contraddizioni, le stesse ipocrisie, le stesse debolezze, e inizio a dire, ma io oltre che guadagnare, o comunque vorrei che le cose cambiassero, vorrei che le persone intorno a me potessero avere il diritto alla felicità. Ma che ipocrita infame! Ma cosa stai nascondendo? Quanta grana vuoi fare? È subito visto con sospetto. Qualsiasi pensiero solidale è come se nascondesse un interesse, una cospirazione e necessitasse di essere smascherato. Ecco per cui a un certo punto iniziano a polarizzarsi le posizioni e ad avere la percezione che gli shitstorm, le tempeste di merda che hanno completamente cambiato la politica,